Dovete votarci non per quello che abbiamo fatto, l'ha detto qualcuno, comunicatore meglio di me, ma dovete votarci per quello che ci accingiamo a fare e per quello che noi promettiamo di fare, senza cose fantascientifiche, ma ridando ordine, rifacendo la casa comunale, possibilmente con qualche funzionario, così tanto per, perché facciamo scappare i segretari comunali, non abbiamo il comandante dei vigili urbani, non abbiamo il direttore dell'ufficio tecnico e quindi gli amministratori uni e trini che amministrano e però capiscono anche di amministrazione ci fanno paura. Preferiamo una persona normale, tranquilla, serena, ma soprattutto competente come Enzo Galazzo e come tutti i giovani che sono qua e che vi parlare in piazza nell'era dei social fa sicuramente un certo effetto. A Pozzallo, il primo ad avere l'onere e l'onore di inaugurare la stagione dei comizi elettorali è stato il candidato sindaco Enzo Galazzo, sostenuto da Partito Democratico, Sinistra Italiana e da una lista civica. Galazzo ha parlato ad una piazza che è andata via via riempiendosi e lo ha fatto spiegando i punti cardine del suo programma, ma puntando anche più volte il dito contro l'attuale sindaco Roberto Ammatuna, partendo da considerazioni di natura politica. E con lui, che fa insomma tutte quelle cose che ho richiamato poco prima, l'esatto contrario di quello che diceva fino a 5 anni prima, è persona che merita fiducia. Ecco, io al primo cittadino Enzo Galazzo rimprovera una gestione inefficiente dell'ente e di essersi concentrato su attività di facciata, trascurando aspetti importanti per la crescita del territorio, quali ad esempio il mancato impegno per l'aumento della superficie appunto del comune, mancata manutenzione di strade, reti idriche e fognarie e ancora il mancato sviluppo del porto. Del porto lui recentemente ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra. Ha detto che ci sono a disposizione 85 milioni di euro per il completamento del porto. Lui ancora non ha a disposizione, non è in condizione di utilizzare neanche i 30 milioni di euro che sono per il primo stralcio funzionale. Alla fine del suo intervento Enzo Galazzo si è rivolto ai rassegnati lanciando loro un appello. È arrivato ora il momento di emergere dalla carestia della dignità. E questo signore ha tentato di spargere nel paese. Pozzallo non può essere, non potrà essere di proprietà di alcuno. Pozzallo appartiene ai cittadini. Appartiene ai giovani che devono prendere in mano e gestire la città. Con competenza, con spirito democratico e secondo giustizia.